La parola quindi al professor Philippe Davey. Se funziona, preferisco parlare in piedi qua perché mi sembra più centrale come posizione. Si sente? Non preoccupatevi, non voglio parlare. Usiamo i libri per un uso. Due volumi. No, questa è una fantastica pubblicità per la realtà, perché fa vedere a che cosa servono i libri. Una volta da ragazzi si usava, quando eravamo bambini, da mettere in cucina, no? Per andare a prendere la marmellata, che era vietata. E quei libri anche questa volta ci serviranno per andare a prendere la marmellata, che è vietata. E per dire una serie di cose che siano un po' anche così fuori dalla norma e da quella che ci si aspetta, da una sorta di perbenismo culturale che in questo momento pervade l'Italia ed è in questo senso molto parrocchiale, perché lo si fa tre parti della gloria, uno si lava la coscienza e tutto continua come prima. Invece sarebbe il momento di provare a far sì che non sia più tre parti della gloria e che si affrontino oggettivamente la questione. Tra l'altro la affrontiamo nel luogo adatto. Io ho una grandissima ammirazione per Contarini, perché per quello del Cinquecento, proprio i cardinali lo hanno nominato da Paolo III Farnese, perché fu una delle menti più aperte proprio contro quel baciabilismo che allora affogava tutto nella stessa musica, ed era un uomo tale che aprì il dialogo con Lutero, andò a fare i suoi viaggi nel mondo tedesco, tentò di ricompattare l'Europa prima che scoppiasse. E Paolo III, che non era stupido per niente, capì subito che se c'erano alcuni da fare cardinale, fu fatto cardinale senza saperlo, arrivò la lettera dicendo che deve fare cardinale da domani, insieme a niente meno che a Bembo e a Reginald Pole, cioè il top dell'intelligenza di quell'epoca, signori di qua, quando il pezzo era solo cinquecentesco, non quando divenne enorme, e anche di questo bisognerebbe parlare. Quindi non preoccupatevi, non parlerò di pittura, o non parlerò solo di pittura, perché gli esperti di pittura ci sono, non dobbiamo rubargli il mestiere, passano con convinzione dei pezzi sostanziali della loro vita a sapere esattamente che cosa faceva Gian Domenico Tiepolo in quali stati lì. E per fortuna lo fanno, perché se noi non lo sapessimo non potremmo ragionare. Quindi loro fanno un lavoro assolutamente ammirevole e sono bravissimi questi valli eletta che fanno il business di trasformare in carta stampata. Mi spiace che non sia ancora arrivato Pirovano, che sostanzialmente si porta l'eletta sulle spalle da 3-4 secoli e ha sopportato il parone dell'eletta, che la rivisiamo parone dell'eletta. Adesso non più perché è passato da Mondadori, ma questa collana è nata, e vorrei rendere omaggio, da un mio amico tenerissimo che è l'uomo più cattivo del mondo, Giorgio Fantoni. Un torturatore al quale devo parte della mia esistenza, perché mi ricordo che io, non è successo questa avventura bizzarra di fare politica, e dopo finita la politica di essere totalmente disoccupato, stavo in casa, mi grattavo la testa e studiavo delle cose assolutamente assurde sul monofisismo del VI secolo, e lui arrivava da me e mi diceva: "Dani, metti a giocare, mettiti a lavorare, che devo fare". Mi sono messo a lavorare, quindi vedevo un monofisismo, perché la grinta sempre si trasmette. Ed è bello perché la grinta è una caratteristica veneta, ed è una caratteristica veneta nelle avversità. Noi invece affronterò questo tema in un modo molto semplice, come si usava quando ero ragazzo nei collegi francesi. Lui dice: "Devi parlare di pittura veneta". Allora il francese cosa fa? Dice: "Devo parlare del Veneto e della pittura". Quindi scindo le due cose, parliamo prima del Veneto. Non si può non parlare del Veneto oggi, perché è l'unica regione che è stata costretta a festeggiare l'unità d'Italia dopo 150 anni, quando non c'era, onestamente. Cioè è arrivata con 6 anni di ritardo. Io penso che bisognerebbe, questo te lo raccomando, ma è un progetto da fare, voi dovete festeggiare l'integrazione in Italia, che è una cosa diversa, fra 4 anni, nel 16. Così facciamo in tempo a preparare la serie di discorsi anche gli arrivi militari, che non sono marginali. Attenzione, questo, tenendo conto del fatto che io mi sono occupato molto di questioni unitarie, per due motivi: uno, per curiosità, non si può non essere curiosi di questa cosa che nessuno di noi sa ancora se sia stato un bene o una catastrofe, facciamo ancora fatica a capirlo, e poi per un motivo familiare, perché
L'unico mio parente un po' illustre del XIX secolo fu uno dei protagonisti del percorso dell'umanità in Italia, ce l'ha anche la pelle del 1849 a Roma. Quindi mi sento legittimato, ma soprattutto perché lui era uno di quelli che era convinto che si dovesse fare l'Italia come quella di Cattaneo, che fosse totalmente federale e totalmente repubblicana, invece c'è capitato l'Italia non italiana, piemontese, parlava francese, che era monarchica e conquistata. Non abbiamo ancora capito bene la faccenda. E allora pensare che il vento possa affrontare un'ipotesi assolutamente unitaria, sono molto legato al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che stimo moltissimo, ma che si possa affrontare un tema di unitaria tra quattro anni, vista dall'altro punto di vista mi piacerebbe molto, tanto più che il Veneto ha sacrificato delle energie folli nella partecipazione all'unità d'Italia. Attenzione soprattutto, questo faccio la preferenza per la cultura, non preoccupate, la cultura politica, ma se la cultura non serve a questo non serve a niente, cioè la cultura è la massima testimonianza della densità della nostra storia. Cioè noi troviamo nel dipinto, guardato con attenzione, una serie di prove per delle ipotesi di lavoro che noi abbiamo, che altrimenti non sarebbero mai comprovate. Perché mi interessa questo fenomeno unitario? Perché il Veneto partecipò con energia ad un rinnovamento della sua vita di comunità con l'idea di diventare italiani, anche se ha fatto poi fatica italiana, non sono mai riuscito a mettere neanche la linea italiana, c'è italiani ancora, non italiani, c'è italiani. Però gli italiani qua sono quelli per i quali il giovane Antonio Carpenè andò a partecipare ai monti risorgimentali. E cosa rappresenta? Mi ha colpito molto Carpenè, di cui non sapevo niente, l'ho scoperto l'anno scorso, mi ha colpito moltissimo. Questo giovane ragazzo che fa il chimico partecipa ai movimenti garibaldini, partecipa all'Unità d'Italia e poi dopo inventa le bollicine. Cioè, noi siamo pieni di bollicine perché lui, che era amico di Coppola, del Pacifico, di Pasteur, ha inventato le bollicine in Italia e ha lasciato un'eredità formidabile. È bello parlare di Carpenè in casa con i Tarini perché sono due Italie opposte che si affrontavano allora. Una media nobiltà totalmente decrepita, che deteneva solo il controllo agricolo e voleva un Veneto che sarebbe per sempre dovuto essere agricolo e schiavo, e una nuova borghesia che cresceva, si stava facendo i muscoli e voleva diventare imprenditoriale. Questa è la storia dell'Unità d'Italia. Ma non solo, è il motivo per il quale il libro che abbiamo ancora tutti in casa, Tomaseo, quello sui sinonimi, fu scritto da quello che guidò la rivoluzione del 48. Quindi il Veneto rappresenta in fondo la voglia di cambiare una realtà sociale e politica, inserendovi dentro la determinazione degli intellettuali e degli artisti e la voglia di una classe borghese nuova che vuole giocare il proprio ruolo nella storia. Cosa fortissima, tema che non si è affrontato molto sull'Unità d'Italia e che invece sarebbe molto divertente affrontare oggi, perché darebbe anche un altro vigore a tutta la questione, ma ci permette anche di leggere la faccenda in un modo diverso. Perché io l'angelo tavolo, mi è piaciuto quello che ha detto, ma sono d'accordo fino a un certo punto. Io sono convinto che il Veneto operoso e lavoratore, quando ha visto la vita del suo Conte, non si è migliorato, perché ha una mano. Ha detto, io lì mi vendico, cioè io vendico col capannone messo davanti alla villa 6 secoli di frustrazione. E è stata la ghigliottina della vostra rivoluzione. La vostra rivoluzione industriale ha avuto una ghigliottina in Caparone davanti alla villa. La distruzione del Brenta, l'annullamento del Terrario e la demolizione del paesaggio più bello d'Europa. Avete capito bene? Avete fatto la rivoluzione. Io vi posso giustificare in quanto una parte della mia composizione cromosomica è francese, e le colpe della rivoluzione francese sono molto maggiori. Cioè, se noi siamo andati davanti a tutte le chiese e abbiamo martellato via i santi, i re e le statue per dimostrare che avevamo fatto la rivoluzione. Voi avete solo martellato via la vista del paesaggio. Allora, in questa fase dove il passaggio è in corso e dove la rivoluzione è stata fatta, il Lucchetto è una prova, di Galotto, no? La rivoluzione è stata fatta, e questo
frangente si può immaginare una piccola restaurazione. Si può immaginare che questo paesaggio, che fu formidabile, estetico per cui stava ricco, frustrante per chi stava dall'altra parte, queste ville bellissime per chi ci stava dentro, un po' meno belle per quelli che da lontano le vedevano come luogo della loro obbedienza, della loro dedizione, del loro sudore, che tutto ciò possa essere ricomposto in una nuova estetica da proporre e sulla quale le domande sono tutte aperte, perché questa mattina ci siamo svegliati a Padova, in un albergo dove vado di solito, però dove andiamo con i campieri, hanno guardato un po' gli alberghi di Padova, sono molto più modesti di quelli della Toscana, gli alberghi venuti. Non c'è una bella tradizione di belli alberghi, infatti. Io guardo una scivolata, una vasca da bagno, chiuso male una roba per fare la doccia, era simpatico, però mi sembrava ancora di essere uno studente universitario, non un vecchiaccio che ormai vuole delle comodità e lusso. Io appartengo a una categoria che è molto vicina a quella che usava quella carogna di Leo Longanesi quando parlava di Curzio Malaparte, mi diceva di Curzio Malaparte, amava la mamma e il Grand Hotel. Amava la mamma e il Grand Hotel, cioè, ora la mamma non ce l'ho più, ma il Grand Hotel non è ancora vero. Quindi, il Veneto ha garantito fino adesso in un modo assolutamente ininterrotto un altissimo livello di qualità di alimentazione. Si mangia benissimo, molto spesso e quasi ovunque. Non ha mai pensato di diventare una struttura turistica vera, perché avrebbe degli alberghi corrispondenti, avrebbe un sistema di difesa paesaggistica corrispondente, avrebbe una comunicazione molto più forte. E allora mentre ragionavamo questa mattina intorno molto frugale, devo dire la verità, andiamo pensando alla visita, ma perché la gente non viene a fare turismo del Veneto? Perché vanno solo a Venezia, cioè il turismo mondiale va a Venezia e non sa che può venire nel Veneto. E poi così un po' delusi sono sceso nella Hall e mi incontro un signore molto simpatico che mi fa: posso fare una foto con lei? La televisione a questo effetto bizzarro, no? Io lo divento noto anche al di là dei propri meriti. Guardate dove finisce la politica. Questo signore mi ferma, facciamo una fotografia, parlo in italiano, carino ma accentuato, e mi dice: ah guarda, io la vedo sempre in televisione, sono brasiliano. Ma com'è? E io la vedo in Brasile in televisione e amo l'Italia dell'82, vengo in Italia sempre a fare le mie vacanze, giro tutta l'Italia con i miei figli, ho imparato a leggere, cosa fare il professore, faccio il sociologo. Quindi mi sono trovato un esempio di un essere evoluto che viene da un paese lontano, che si interessa, io parlo la sua trasmissione perché io voglio capire di più la cultura degli italiani, lei la spiega bene, interessato agli affari nostri, e che noi dimentichiamo di chiamare, cioè non abbiamo nessun link vero, facciamo delle borse del turismo, cose che forse varrebbe la pena rivincere integralmente, così come sono non va bene, comunichiamo in un modo assolutamente disorganico, non abbiamo la volontà in fondo di farlo, e fino a ieri probabilmente non ne avevamo neanche, non ne sentivamo neanche veramente il bisogno, lo sentiamo di Lucchetta per il suo ospitale, e insieme non è una malattia diffusa, ma le Lucchetta, infatti loro vanno diffusi per reclamare anche gli altri su questo argomento, ma non è una malattia molto diffusa, lo sapete anche voi, fate dei fundraising per delle operazioni culturali e vedete con quale fatica raccogliete i soldi, non è una cosa che viene nell'attimo, soprattutto con i chiavi di luna che ci sono adesso e col fatto che il denaro pubblico lentamente sta evaporando e fra poco non ci sarà quasi più. Allora la società è pronta a partecipare, la società civile come la si chiama di solito, no, non so ancora, però c'è un fatto molto importante che è avvenuto e che mio amico Marino ha usato ha compiuto gli anni, ma non che ha compiuto gli anni, attenzione, vi faccio gli auguri, ma che lei ha compiuto da assessore alla cultura e contemporaneamente da vicepresidente, cosa che di solito non succede, l'assessore alla cultura non gli danno niente neanche.